nella storia di Slow Food il ruolo che giocano le moderne tecnologie è stato strategico. La Regione Piemonte ha per prima cosa, attraverso il programma Wi-Fi, investito in infrastrutture che consentissero di portare banda larga. Senza la rete di internet probabilmente lo sviluppo a livello mondiale dell'associazione, delle sue idee non sarebbe stato possibile, almeno non in tempi così rapidi come è avvenuto. Nei giorni di CISA abbiamo la possibilità attraverso gli strumenti tecnologici di parlare e raccontarci anche con chi a Brano è potuto venire. E questi sono strumenti che sono disponibili ovviamente anche per i produttori. Uno degli strumenti che è stato adottato a partire dall'ultimo Salone del Gusto è quello dei codici QR. I codici QR consentono a chiunque abbia un telefonino dotato di una fotocamera, scaricando un'applicazione molto leggera, di poter poi risalire a tutte le informazioni correlate a un prodotto piuttosto che a un sito. Buongiorno. Senta, siamo di Wi-Fi della Regione Piemonte, volevamo solo spiegarle la presenza del codice QR qua, l'ha visto? We are from Wi-Fi, which is the organization that is represented here. Ah, okay. And it's from the regional government here, okay, in Piedmont. Each of these codes, when a visitor, these are for visitors. Fotografando il codice con il telefono, in pratica, si accede alla pagina del sito di Slow Food con tutte le informazioni sul vostro presidio. So when they take a picture with a mobile, they go directly to the specific web page on the Slow Food website with the information of the product. È una ricetta abbinata al vostro prodotto. In questo modo tutte le persone che fotografano quando tornano a casa sono in grado di avere memoria, traccia di tutti i presidi che hanno visto. Semplice, esatto, veloce. Semplice, ecologico, perché non prende la brochure che carta, e in più appunto hanno, diciamo così, la cosa in più di avere la ricetta associata al vostro formaggio. Salvare un prodotto a rischio di estinzione, recuperare un sapere che magari ha radici antichissime e farlo utilizzando gli strumenti che le moderne tecnologie ci mettono a disposizione è del tutto coerente, è la modernità, è la nuova innovazione. Per cui è un elemento di valorizzazione culturale del territorio, ma è anche un elemento di valorizzazione economica che può alimentare quella produzione locale, che è di grandissimo valore per il Piemonte, che consente di mantenere un forte legame tra quella che è la tradizione, quella che è la qualità della produzione, ma anche la necessità di entrare su mercati che siano un pochino più vasti di quelli locali.